È tornata la troupe di Rete4 e abbiamo di nuovo messo alla prova l'intelligenza artificiale. Questa volta non solo sul tema di italiano, ma anche su altre materie. Vi faccio vedere com'è andata. Ecco qua. Così abbiamo deciso di metterla alla prova con l'esame per eccellenza, quello che mi sogno ancora di notte di non aver superato, la maturità. Per farlo, abbiamo chiesto a un collega all'estero di farle qualche domanda, visto che in Italia per il momento è vietata. E poi siamo tornati dalla professoressa Roberta Dieci per capire se questa tecnologia verrebbe promossa o bocciata all'esame di maturità. Buongiorno. Allora, prima domanda: perché i Vangeli sono scritti in greco? Mi dice che il greco era la lingua parlata nell'impero romano. Quando rispondo così ai miei studenti, io li sgrido sempre perché non vanno al punto. Cosa c'entra il greco con l'impero romano? Quindi non ha centrato la risposta. Insomma, fa una supercazzola. Esatto, cioè, come fanno i miei studenti quando non sanno cosa rispondere, no? Ci girano un po' intorno. Voto. Diamo un 3, dai. Abbiamo voluto proprio esagerare, chiedergli di fare l'analisi logica di una frase. E questo è il risultato. Lei mi dice che a Lucia piace molto la pizza, Lucia è il soggetto. A Lucia piace molto la pizza, il soggetto è? La pizza. Se dovesse essere esaminata questa intelligenza artificiale, promossa o bocciata alla maturità? In questo caso bocciatissimo, mi dispiace.